La filosofia perenne, Elemir Zolla, 1926-2002, in discesa all'Ade e resurrezione, ad Elfi, pagina 29, dice: la filosofia perenne sì, conforta, ma occorre sempre rammentare che la parola di per sé stessa è insufficiente. La filosofia perenne perciò si enuncia con poche e sempre uguali parole. Insegna scarse nozioni, posso ridurle a: il mondo che odoriamo, vediamo, udiamo, palpiamo è un insieme di enti molteplici, indefiniti di numero, in incessante divenire, che esigono al loro presupposto e condizione un essere infinito, intemporale, centrale, ma aspaziale. Senza l'essere, l'ente non sussiste. Infatti né promana e né fa parte. Ma l'essere non si restringe a spazio e tempo. Senza lo spazio non spaziale del luogo efficiente, suscitatore, dove si figura il punto, non nasce la geometria del mondo in divenire. Commento: nasce invece la realtà dell'eterno presente, che nella condizione umana contiene il mondo in divenire.